Che cosa succede quando l'agenzia delle entrate, Dio non ce ne voglia, ci viene a bussare alla porta l'agenzia delle entrate o la guardia di finanza, chi in quel momento fa le veci del fisco, per contestarci una estrovestizione? Quindi da dove si parte, che cosa succede, quali sono le conseguenze? È giusto che questo video dedicato alla tematica dell'accertamento, in qualità di imprenditore, devi sapere appunto che cosa succede, come prepararti, o quantomeno devi sapere quali sono le conseguenze delle tue scelte. Quindi se hai impostato una società estera senza sostanza con riferimento al mercato italiano, che abbia un amministratore fittizio di cui sei tu lo stesso amministratore, cosa che non ti auguro evidentemente, all'interno di una pianificazione fiscale seria evidentemente non ci si comporta così, ma cerchiamo di capire anche in caso di una contestazione genuina, perché può succedere che io abbia fatto le cose come si deve e che comunque l'Agenzia delle Entrate però purtroppo è come dire, cui libero arbitrio non ha nessun tipo o quasi nessun tipo di limite, se vogliamo dire le cose come stanno, perché molto spesso si antepongono i documenti di prassi, quindi le circolari dell'Agenzia delle Entrate stessa, la normativa vera e propria, comunque anche appunto in condizioni di buona fede, quindi di genuinità di una struttura estera, potresti trovarti comunque ad avere a che fare con gli uomini del fisco e a cercare di ribattere a una contestazione per estrovestizione. Quindi vediamo esattamente passo dopo passo che cosa succede. Numero 1, accesso presso la sede italiana della società o del socio. L'Agenzia delle Entrate, gli uomini del fisco in generale, possono dunque fare due cose: o bussare alla porta della società o bussare alla porta del socio. Questo perché evidentemente una società estera può essere detenuta o direttamente da una persona fisica o invece per il tramite di una società. E questo è il caso in cui, quando l'abbiamo detto, costituisci per esempio una holding italiana per aprire una società che ti lavora dal Regno Unito o dalla Bulgaria o dalla Romania, eccetera, eccetera. Lo fai evidentemente quando lo fai unicamente per il risparmio fiscale. Quando costituisci una società, aumenti la presenza tassabile o comunque la presenza accertabile tua personale, perché a quel punto avrai un ufficio, una sede legale, potenzialmente anche dei dipendenti, e quindi aumenti la probabilità che il fisco se ne accorga e quindi che arrivi un accertamento. Diverso in caso in cui invece tu, unico socio, apri una società all'estero e diriga tutta la tua giostra per il tramite, per esempio, di un computer nella soffitta di tuo nonno. Quindi evidentemente sono due attività che configurano in ogni caso, se non c'è sostanza economica e se l'amministrazione è fatta dall'Italia, in ogni caso configurano l'istituto di estrovestizione. È chiaro che le probabilità di una contestazione sono più ampie nella misura in cui c'è una holding che detiene una società estera e minori nella misura in cui c'è un socio che controlla una società e amministra tutto tramite suo computer. Questo concetto è assolutamente valido anche negli altri paesi, soprattutto negli altri paesi dell'Unione Europea. Quindi, per esempio, se tu vai in UK con il Regno Unito piuttosto che a Malta e poi ti apri una società all'estero, il problema dell'amministrazione del POEM ce l'hai comunque, quindi fai molta attenzione, è dribblabile, però di base il problema ce l'hai comunque, ok? Comunque questi cristiani che fanno? Vengono, accedono presso la sede italiana e a questo punto si mettono a spulciare un po' tutto quello che trovano e chiaramente loro hanno il diritto di poter mettere le mani dappertutto, non ci sono parti della casa o della sede legale della società dove loro non possano cercare, quindi anche all'interno di una cassaforte, cioè loro teoricamente la possono aprire. Quindi la prima cosa che fanno, ti bloccano, ti sequestrano i computer, ti sequestrano anche tutte le chiavette e tutti gli eventuali hard disk esterni e se non lo controllano stesso sul posto, se lo portano direttamente a casa loro oppure se ne fanno una copia. Quindi vanno a vedere, soprattutto la prima cosa che fanno, vanno a controllare i file Excel per cercare di capire se c'è un bilancio nascosto, una contabilità parallela, cosa che probabilmente ci sarà, perché se tu hai una società all'estero e che però ecco, tu è completamente governata da te, di cui sei socio unico e amministratore, probabilmente ci sarà in qualche parte della tua casa o del tuo computer un foglio di calcolo piuttosto che in Word dove banalmente terrai l'elenco dei ricavi e l'elenco dei costi. O un PayPal collegato alla tua società, le cui password salvate all'interno dell'hard disk, quindi o del server, insomma, del cloud dove
dal quale accedi alla gestione della tua società, a meno che non è criptato, loro possono entrare e possono andare a vedere se trovano queste robe qui. Chiaramente, più grande l'attività che si trova all'estero, più maggiori siano le possibilità di trovare forme di contabilità parallele, sommerse, come addirittura quella di creare, appunto, di trovare dei bilanci a tutti gli effetti che però evidentemente non hai depositato presso la Camera di Commercio. Dopodiché, numero 3, c'è l'esame della corrispondenza. Quindi, dopo aver controllato se ci sono documenti societari veri e propri, cosa che è capitata molto molto spesso, quindi se c'è cioè, il bilancio della società romena te lo sei fatto in Italia per intenderci, dopo si vanno ad esaminare tutta quanta la corrispondenza. Una volta si esaminavano anche i fax, oggi evidentemente meno, ma le email rimangono il documento principe, quindi tutto il flusso di mail che c'è tra te e l'amministratore estero, tra te e il commercialista della società estera, banalmente, vengono esaminate punto per punto. Anche qui è evidente che più grande è la struttura, maggiore il fatturato, maggiore sono gli individui, gli agenti esogeni, i soggetti, clienti, fornitori, eccetera, eccetera, con i quali vai a interagire. Questo evidentemente dipende dalla grandezza, ma anche dall'organizzazione del business, è maggiore la possibilità di ricostruire, di ritrovare qualcosa che non va, un flusso, una mail che ti è scappata con il commercialista piuttosto che con il tuo agente che ti sta dando una mano in UK, eccetera, eccetera. Quindi anche le mail devono essere tenute sotto controllo. Numero 4, dalla documentazione emerge un potere gestore esercitatogli dall'Italia. Quindi che fanno loro? Dopo che si sono fatti tutti i fatti tuoi, ti hanno sequestrato tutto, ti hanno controllato tutto, hanno esaminato tutto quello che hanno trovato riconducibile alla società estera in termini di bilanci, di amministrazioni, di contabilità e di corrispondenza, possono trarne che esiste un potere gestore esercitato dall'Italia oppure no. È chiaro che se nei primi 3 punti si sfociano in un fiasco perché non trovano niente che ti possono opporre, a meno che non si configuri un reato di estroversione di diritto, ma è un altro discorso, loro non possono contestarti nulla. Se invece evidentemente dall'esame dei documenti di qui sopra si rendono conto che obiettivamente tutta il mastro giostraio sei tu, e allora ne prendono atto e vanno al punto numero 5 e ti scrivono il processo verbale di constatazione, il PVC, che si chiama in gergo il processo verbale di constatazione, è praticamente il documento principe nel quale loro iniziano a farti le loro contestazioni. Cioè non è il documento a cui tu puoi opporti, ma è il documento che poi sfocerà nell'avviso di accertamento se non si risolve la questione prima. Cioè nel PVC banalmente gli uomini del fisco vanno e scrivono tutto quello che hanno trovato, quindi è il documento all'interno del quale convergono tutte le loro osservazioni e tutti l'elenco di tutti quanti i documenti e relative contestazioni che ti fanno. E quindi nel PVC loro vanno proprio a citare testualmente eventuali passaggi che trovano all'interno dei documenti o all'interno della mail. Quindi dicono: nella mail del giorno X, dell'anno X più 1, il signor Paolo Rossi scriveva all'amministratore della società Y quanto segue: fammi questi acquisti, fammi queste compere, fammi questi bonifici, paga queste persone, eccetera, eccetera. Quindi non è più complesso di così. Sono un bel po' di pagine tendenzialmente, e la grandezza deriva evidentemente anche da quello che hanno trovato gli uomini del fisco quando ti hanno fatto l'accertamento, e si culmina chiaramente con la contestazione se hanno trovato qualcosa dell'estroversizione, quindi il punto numero 6 alla fine del PVC. Dopodiché, effettuazione di accertamento extracontabile a causa della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se loro hanno delle basi solide sulla base delle basi delle quali, perdonami il gioco di parole, riescono a dimostrare che la sede dell'amministrazione è in Italia, ti contestano l'estroversizione, la conseguenza ti vanno a ricostruire il reddito accertabile che avresti dovuto dichiarare in Italia. Infatti, come leggi anche nella slide, considerare fiscalmente residente in Italia un soggetto estero significa attribuire a questo tutti gli obblighi che hanno i soggetti italiani a livello dichiarativo e di versamento delle imposte. Cioè, prima ti ricostruiscono, finisco di leggere, quindi pertanto il reddito attribuito alla società estrovestita, essendo questa considerata fiscalmente residente in Italia, sarà l'intero reddito prodotto in base al criterio della tassazione mondiale. Cioè, tutto quello che hai
dichiarato con la società estera ti viene riportato a tassazione in Italia. Se loro non riescono a avere accesso al conto corrente della società estera o al bilancio della società estera perché non è scontato o perché magari è una forma che non prevede il deposito di bilancio perché si trova in una giurisdizione in cui non ci sono obblighi particolari di contabilità, come per esempio il Delaware, o perché semplicemente non sono riusciti ad accedere al conto corrente per una serie di motivi, perché è una giurisdizione non trasparente, non collaborativa, eccetera, eccetera, allora loro ti ricostruiscono, si dice, sinteticamente il reddito e ti dicono, guarda, chiaramente devono aver trovato quantomeno una base di contabilità o una base da cui partire, però tendenzialmente loro ti possono ricostruire, anche in assenza di documenti contabili, ti possono ricostruire tutto quanto la produzione di reddito, anche basandosi su alcune presunzioni, più o meno giuste, più o meno legali, più o meno contestabili in sede di contenzioso, però comunque funziona così. Quindi ti ricostruiscono il reddito e ti dicono per me hai guadagnato 100 nell'anno X, avresti dovuto dichiararlo in Italia, non l'hai fatto, se l'avessi dichiarato in Italia avresti dovuto pagare una determinata cifra. Me la paghi, mi paghi le sanzioni e mi paghi anche gli interessi. Questo è vero per tutti gli anni soggetti ancora oggetto di accertamento, che tendenzialmente un singolo periodo di imposta è accertabile fino a 6 anni successivi. Quindi, come vedi, la finestra all'interno del quale ti può arrivare una contestazione, i redditi per esempio del 2019 te li possono contestare fino al 2025. Quindi per 6 anni tu hai questa spada di Damocle che pende sulla tua testa, che se ti arriva un accertamento e le cose non le hai fatte bene, loro ti possono dire anche nel 2025: guarda che i redditi del 2019 avresti dovuto dichiararli in Italia, non l'hai fatto, adesso me li paghi sia i FiniIRES, sia i FiniIRAP, sia i FiniIVA e ci paghi però anche tutte quante le sanzioni. Lo stesso avviene sul fronte IVA, come c'è scritto nell'ultimo capoverso della slide, l'Agenzia delle Entrate potrà riconsiderare tutte le operazioni poste in essere sul territorio nazionale come cessioni o prestazioni nazionali soggette ad IVA, anziché come operazioni intracomunitarie oppure territorialmente non rilevanti, con la conseguente applicazione delle sanzioni amministrative e penali. In caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA, sopra i 50.000 di imposta accertata scatta il penale che prevede dai 6 mesi ai 5 o 6 anni di galera. I reati sono contestati agli amministratori e a tutti i soggetti che rivestono posizioni apicali e assumono decisioni strategiche per la società, anche di fatto. Quindi, anche se c'hai un amministratore fantoccio da un'altra parte, ma l'amministratore di fatto poi sei tu, tendenzialmente anche tu rischi solidalmente una contestazione se non riesci a dimostrare in qualche modo che sei soltanto, cioè tu non c'entri niente con la società e tutta la colpa è dell'amministratore, è quello che risulta, diciamo, dai documenti contabili. Ma il punto è che loro prendono il tuo 100 di reddito, fatto 100 il tuo reddito che avresti dovuto dichiarare in Italia e ci applicano anche l'IVA. Quindi, oltre a pagarci il 24% di IRES più il 3,9% di IRAP, ti applicano anche l'IVA, ti possono contestare anche l'IVA, ti vanno proprio a ricostruire tutte le transazioni come se le avessi effettuate tramite una società italiana e quindi ti dicono questa operazione è imponibile e quindi va al 22%, questa operazione è intracomunitaria perché l'hai fatta nei confronti di un altro stato della comunità europea, sia come acquisto sia come vendita e quindi avresti dovuto trattarla come una vendita intracomunitaria non imponibile, quest'altra operazione è territorialmente non rilevante perché noi sappiamo che ai fini dell'IVA, detto in maniera spicciola, non va applicata su tutte le operazioni. Il decreto IVA, che è il 633 del 72, è chiaramente un decreto estremamente complesso all'interno del quale vengono disciplinate le varie fattispecie imponibili, non rilevanti ai fini IVA. E loro praticamente, se ne vale la pena, se trovano ciccia, prendono il 633, lo applicano alle movimentazioni del tuo business e ti applicano l'IVA con tutte le conseguenze del caso. Quindi, oltre all'IRES, oltre all'IRAP, devi versare anche le sanzioni, anche gli interessi e anche l'IVA. E soprattutto devi versare le sanzioni collegate alla mancata tenuta della contabilità, alla mancata tenuta dei libri contabili, alle omesse dichiarazioni dei redditi, eccetera, eccetera. Quindi ci sono una serie di contestazioni infinite. Qui devi sapere che le conseguenze in materia di extravestizioni sono molte e sono pesanti. Gli accertamenti in questo senso sono numerosi e il rischio di accertamento sale nel momento in cui aumenta la tua presenza, la tua evidenza, l'evidenza di avere appunto una presenza societaria e quindi una holding all'interno del territorio della penisola italiana.